Do il benvenuto a Gianluca Lobefalo, QW Capital. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio, bentrovati. Innanzitutto ti chiedo un parere ai numeri che abbiamo visto oggi da operatore di mercato. Sei, come dire, soddisfatto? Sono incoraggianti o meno? I retail sales sul mese di agosto sono sicuramente incoraggianti. Hanno battuto le aspettative della maggior parte, diciamo, di Wall Street e degli operatori, tranne Bank of America, che sta assumendo il ruolo di perfetto previsore di retail sales nell'ultimo anno, ne ha sbagliata praticamente una. Al netto di questo, tenete conto che c'è stata però una rivisitazione del dato di luglio. Tutti questi dati macroeconomici hanno il risultato che viene dato al momento è un po' una previsione o comunque la prima stima. La maggior parte di questi dati non serve, quindi i cosiddetti hard data, quindi dati macro, poi subiscono delle rivisitazioni, delle rivalutazioni. Allora, il dato di agosto ottimo, quindi più delle aspettative, però tenete conto che il dato di luglio da meno 1.1 è andato a meno 1.8, quindi ha avuto una rivisitazione a ribasso di 0.7. Comunque il numero di agosto è positivo, però quando poi andiamo a fare le valutazioni mese su mese, dobbiamo tenere conto che il dato di luglio comunque è stato peggiorato sostanzialmente. Detto questo, ottimo dato, bisognerà capire adesso con quelli di settembre, quando per la prima volta vedremo l'impatto sulle vendite, soprattutto retail, in assenza del sussidio fiscale del governo. E un altro dato importante è il rapporto tra le inventories, quindi gli storage, quello che c'è in inventories del retail rispetto alle vendite. Questo rapporto è andato ai minimi storici, quindi adesso dobbiamo capire, andranno le società a rimpiazzare le loro riserve, le inventories, e questo sarebbe inflazionistico perché porterebbe una spinta sulla domanda. Oppure avremo un rallentamento delle richieste di acquisto da parte del retail a seguito di questa riduzione del supporto fiscale. Quindi sono importanti questi dati, ma soprattutto dobbiamo guardarli tra settembre e dicembre, perché saranno i primi mesi in cui non ci sarà il supporto fiscale, almeno che non viene ripristinato. E in questo contesto stavo dicendo appunto che abbiamo visto anche l'inflazione, che comunque era leggermente al di sotto delle stime, ma comunque i numeri rimangono elevati. Che cosa possiamo attenderci a questo punto dalla Fed? Quali sono a tuo avviso le aspettative del mercato? Potrebbe esserci qualche annuncio settimana prossima, qualche annuncio interessante, intendo dire almeno paragonato a quello della BCE? Sì, allora Fed è in un momento, chiaramente c'è una grossissima pressione politica, perché questi sono i giorni in cui si stava confermando o eventualmente mettendo in discussione la conferma del mandato per Jay Powell, che scade a febbraio. C'è in gioco anche il ruolo di Vice Chair, che dovrebbe essere, secondo le aspettative, se dovesse andare a Brainard, in quel caso sarebbero soddisfatti i democratici, che sono un po' quel lato scettico, perché Powell è un repubblicano, anche se però, diciamo, sta rispettando tutte le prerogative dell'amministrazione, supportando l'amministrazione comunque attuale come quella precedente, quindi non si è comportato contro le linee, diciamo, delle politiche democratiche. È chiaro, questo avrà un'influenza, anche se non dovrebbe averla, ma è umano. Detto questo, interessante, rispetto a una settimana fa, il presidente della Fed di Atlanta, Bostic, aveva dato una view che era sicuro che il tapering si doveva fare in maniera veloce. Ieri è uscito dicendo che in realtà bisognerebbe rallentare. Perché questo è importante? Perché Atlanta è al momento l'unica delle sedi della Federal Reserve che ancora pubblica una previsione sul prodotto interno lordo, sul GDP, quello cosiddetto now casting, cioè non è una previsione ma una misurazione in tempo reale. Prima lo facevano la Fed di New York, che ha sospeso da agosto per la seguito della volatilità dei numeri, e la Fed di Atlanta. Ieri la Fed di Atlanta ha più che dimezzato le aspettative sulla crescita del prodotto interno lordo del terzo trimestre. Quindi a me l'idea che Bostic abbia cambiato la sua view sul tapering, più che sul rischio di inflazione più o meno temporanea, sia sul fatto che sta vedendo un importante rallentamento delle aspettative di crescita. Quindi questo, secondo me, sta diventando più centrale al momento nelle discussioni, presumo, interne del FOMC rispetto all'inflazione, che temporaneità diventa sempre più difficile da giustificare. Il problema, ripeto, è la crescita, il vero problema. Ok, però comunque, nonostante questo rallentamento, se vogliamo chiamarlo così, la crescita rimane abbastanza sostenuta. Sì, ti rendi conto che nell'ultimo anno sostenuta soprattutto dal lato consumi. Chiaramente, questa è una piccola analisi tecnica, però importante.
quando c'è un aumento dei consumi, chiaramente il consumo rientra nel prodotto interno lordo, ma se i consumi sono supportati da un aumento di crescita endogena, cioè c'è un incremento della produzione industriale di un paese, è sempre visto bene. Quando però la crescita è dovuta a un incremento di consumi supportata da, in questo caso, una manovra fiscale espansiva, ma i prodotti sono, diciamo, originati in Asia, in realtà, per quanto questo va a aumentare il valore del prodotto interno lordo americano occidentale, in realtà abbiamo incontrato i consumi che hanno supportato la crescita asiatica. Quindi dobbiamo stare attenti. Al momento la crescita, i valori GDP sono stati principalmente dovuti a un incremento di consumo, che è bene, però in genere il consumo è sostenibile quando è alimentato, supportato da risparmi e crescita di produzione. Quando invece è una politica fiscale che lo supporta, la crescita c'è, ma in questo caso c'è in altre aree del mondo. Bene per le altre aree del mondo, ma non è la stessa cosa che dire che la crescita è sostenibile in Occidente, in questo caso negli Stati Uniti. Questo è da chiarire, dobbiamo verificare ancora. Allora, intanto volevo dare un'occhiata velocemente anche all'indice del dollaro, perché sotto questo punto di vista invece stiamo notando un rafforzamento piuttosto importante nel corso di questa giornata, di mezzo punto percentuale. Ecco, come bisogna interpretare questi movimenti del dollaro? Sì, allora, teoricamente un rinforzamento del dollaro non è una buona notizia per la crescita economica, perché in teoria il classico reflation trade, uno dei fondamenti, prevede un indebolamento del dollaro. Quindi in teoria questo andrebbe contro la tesi di reflation e quindi crescita. C'è da dire che questa notte è passata una notizia, passata da Reuters, un po' inosservata sui mercati europei, però è una notizia molto importante, perché il regolatore cinese ha vietato ai broker cinesi di esprimere qualunque opinione, qualunque aspettativa sul tasso di cambio dollaro renminbi. Questo è un po', è ancora presto per misurare le eventuali implicazioni, però è chiaro che nel momento in cui si vuole volontariamente ridurre la trasparenza sulle aspettative di andamento del renminbi verso il dollaro, ha un impatto anche sul dollaro. Quindi è ancora presto per dire se questo è collegato, però comunque stiamo parlando di una delle aree economiche che ha le maggiori riserve in dollari, quindi un'eventuale decisione di non dare trasparenza sulle valutazioni può avere degli impatti. Allora, intanto andiamo a vedere anche il mercato obbligazionario. Attualmente stiamo notando comunque un lieve, ma proprio lieve, calo del rendimento del decennale. Siamo ad 1,33%, il trentennale ad 1,88%. Mi stavo chiedendo se anche per il prossimo trimestre, se vogliamo dirla così, lo scenario rimane uguale, e cioè tutta la liquidità sull'equity e niente sul mercato obbligazionario, in quanto naturalmente i rendimenti, anche se a quota 1,33, rimangono abbastanza bassi rispetto alla quota 2 che abbiamo visto solo circa un anno fa. Sì, il ammontare di liquidità sul Treasury in realtà non è pochissimo. Sono d'accordo che il livello, chiaramente, il rendimento è sotto l'inflazione. L'inflazione a 5,3, comunque la si voglia misurare, con un rendimento del decennale a 1,3,35, anche se andasse a 1,50, comunque siamo abbondantemente in tassi di interesse negativi. Questa settimana è stata particolare sul mercato obbligazionario. La prima volta che abbiamo visto il settore degli high yield europei, il cui rendimento è al di sotto dell'inflazione, quindi abbiamo gli high yield europei per la prima volta nella storia a tassi di interesse reale negativo. Il decennale 30-35, dobbiamo tenere conto che chiaramente c'è un effetto di aspettativa sul eventuale tapering della Fed, c'è il discorso del debt ceiling che siamo ormai vicini, e cioè capire se il governo americano, il Senato e la Camera permetteranno al governo americano di eccedere il massimo ammontare di debito, e probabilmente sarà così, ma questo crea comunque volatilità. E poi non tenete conto che se dovessimo analizzare semplicemente quello che i più grossi investitori del mercato obbligazionario usano come faro, come punto di riferimento nel lungo periodo, cioè quello che si chiama il copper gold ratio, cioè il rapporto tra il rame e l'oro, che è correlato quasi al 95% con il tasso a 10 anni, sulla base di questo indice dovremmo essere intorno al 3%. Quindi è ovvio che se ci basiamo sulle analisi fondamentali, a cui siamo un po' ormai disabituati, perché il mercato sembra vivere di sua forza indipendente, è chiaro che siamo molto lontani. Allora un livello di 1,30 non giustifica l'investimento nel mercato obbligazionario. In realtà, comunque, parte sempre di un asset allocation. Abbiamo l'ammontare massimo di esposizione di equity mai avuto nella storia. I portafogli sono già
molto investiti equity. Abbiamo avuto settimana scorsa l'ennesimo annuncio di buyback, per esempio da parte di Microsoft. Microsoft l'ultimo buyback lo ha fatto quando l'azione è intorno a 180, adesso sta andando avanti con un processo di acquisto di proprie azioni con le azioni intorno a 300. Quindi stiamo parlando del fatto che si continua ad alimentare un mercato. E non dimentichiamo che, secondo statistiche ufficiali del regolatore americano, il 95% dei profitti americani sono stati reinvestiti in buyback e l'84% di nuova liquidità sul mercato azionario è stato dovuto appunto a buyback di azioni. Quindi se quello è un mercato quasi interno, cioè alla fine è chiaro che non può essere così vincolato ai fondamentali. Non è chiaramente un qualcosa sostenibile, quindi dobbiamo vedere cosa succede. Scusami Gianluca, vorrei fare un passo indietro, tornando naturalmente al discorso Fed, perché sicuramente è un discorso estremamente importante. Uno non può capire più che cosa segue d'ora in avanti a livello di politica monetaria, questo un po' anche a causa della variante Delta, che sicuramente disturba in particolar modo gli Stati Uniti e altre aree geografiche. Ma intanto, siccome la Fed ha sempre detto, in particolar modo Powell, che è data dependent, non avrebbe dovuto già avviare una specie di tapering, considerando i dati che abbiamo visto in questi ultimi mesi, o bisogna guardare, come detto, un pochettino il quadro più generale, includendo i rischi della crescita e questo rallentamento che stavi citando, ma diciamocelo, comunque la crescita è tuttora molto sostenuta? Sì, è la domanda da delle mille pistole, cioè in realtà tutte le volte che ci sono stati dei manovre di tapering il mercato non è che l'abbia presi benissimo. L'ultima volta proprio sotto la guida Powell nel 2018, quando addirittura Powell, giustamente vedendo un mercato, una crescita economica insomma ragionevole, stiamo parlando di pre-pandemia, e aveva iniziato a fare quello che l'opposto del quantitative easing, cioè il quantitative tightening, quindi finito il tapering, la riduzione del balance sheet americano, della banca centrale americana, che sarebbe stata una scelta molto saggia, il mercato andò in totale panico e subì una pressione incredibile della Casa Bianca sotto la precedente amministrazione, con minacce di licenziamento che tra l'altro non sono possibili. Quindi se abbiamo già visto delle situazioni di puro panico, il primo annuncio di taper fu nel marzo del 2013, il mercato perse il 6% soltanto perché Bernanke fece passare la notizia al Senato che avrebbero guardato il tapering. Quindi il problema è che in un mondo ideale di reale crescita sostenibile è chiaro che l'allentamento di una manovra di una normalizzazione delle manovre monetarie sarebbe anzi ben visto, perché sarebbe un attestato di fiducia della crescita del sistema economico. In realtà sappiamo che purtroppo i mercati ormai negli ultimi 12-13 anni hanno un supporto fondamentale da parte delle manovre, sono mai assuefatti a questo supporto, e quindi io mi rendo conto, essere nei panni di un banchiere centrale che deve annunciare un eventuale rallentamento e poi subire gli attacchi, che è quasi lui la causa di una performance negativa dei mercati che non è nel loro mandato, è una scelta, certo, molto difficile, è molto complesso. No, assolutamente sì. Allora intanto volevo affrontare un altro argomento che senza alcun dubbio fa parte un po' anche al discorso delle pressioni inflazionistiche a rialzo. Intanto il secondo headline, il secondo titolo del WSJ è legato appunto all'aumento dei costi di trasporto, legato all'aumento dei costi delle materie prime. Adesso, a prescindere se stiamo parlando delle materie prime quotate, di cui ovviamente che fanno parte della nostra vita e delle nostre analisi quotidiane, però poi in Italia, ma non è solo in Italia, abbiamo la seguente situazione: che il governo debba intervenire per sostenere le famiglie, perché a causa dell'aumento del natural gas e non solo, vedremo una bolletta in rialzo del 40% dell'elettricità e il 30% appunto per il gas. Quindi la situazione è anomala, non è solo in Italia, è in tutta l'Unione Europea, anche la Gran Bretagna, che non fa parte più dell'Unione Europea, ma anche lì le bollette dell'elettricità sono sui massimi storici, nel senso è una situazione che riguarda un pochettino l'intero continente e l'intero vecchio continente. Io volevo capire quanto è preoccupante questa situazione e a tuo avviso che cosa significa da ora in avanti a livello di prezzi delle materie prime. Sì, è preoccupante soprattutto perché per me non è una cosa in sé, ma è un sintomo di un problema strutturale.
purtroppo chiamiamolo come una brutta parola, ma è giusto utilizzarla, di male investimento. C'è questo fatto, come dicevamo prima, che le società a livello globale hanno allocato così tanto capitale nell'acquisto di azioni proprie, in sé non è un male, chiaramente. Però se quelle risorse sono state diciamo non indirizzate verso quello che dovrebbe essere la vita normale di un ciclo espansionistico negli ultimi 15 anni di varie aziende, parliamo a livello generale non solo di settore di commodity, che avrebbe dovuto portare un incremento di quelli che si chiamano i capital goods, quindi investimento in strutture, infrastrutture, ampliamento anche delle riserve, questo avrebbe permesso la gestione di un incremento di domanda senza questo problema che stiamo vedendo adesso. Da prima abbiamo avuto il problema dei semiconduttori, che non c'è sufficiente offerta, c'è un problema di trasporto dall'Asia, il problema è che gli storage sono pieni di prodotti che non sono stati venduti durante la pandemia e quindi non si riescono ad allocare nuovi prodotti. C'è un problema di trasporti, adesso stiamo spostando alle commodity. Ma guarda, il problema del natural gas per me è estremamente allineato al problema dei semiconduttori. Sembrano slegati, ma sono due effetti dello stesso problema. Il mondo è stato abituato negli ultimi 20 anni ad avere una linea di produzione che è produzione in Asia, trasporto via mezzi, navale, aereo in Occidente e consumo supportato da sempre maggiori livelli di debito, questo con tassi di interesse bassissimo, questo purtroppo ha creato malinvestimento. Adesso il problema c'è, quindi non è che possiamo trovare una soluzione nell'immediato, però io mi auguro che, vedendo anche che l'Europa sta cercando di promuovere delle manovre comuni di produzione, per esempio di semiconduttori, e cercare di incrementare la capacità di produttiva, bisogna incrementare l'investimento. Io ricordo che quando si fanno le analisi di ciclo economico si guarda sempre agli investimenti, alla over consumption, over produzione. Bisogna stare attenti anche a distinguere tra produzione e cattiva produzione. I mali investimenti, il non investimento in produzione, in creazione, purtroppo crea questi disagi. Siamo figli di queste eccessive manovre monetarie che però purtroppo non si riesce a non si può stampare il benessere o stampare la produzione. Si può risolvere nel brevissimo periodo problemi di stress come durante la pandemia, come durante la crisi del 2008, ma credere che queste manovre erano necessarie per 13 anni è un po' difficile da accettare, sinceramente. No, assolutamente, assolutamente sì. Intanto ti ringrazio Gianluca Lobefalo, Chiurabio e Chiapero, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento, alla prossima occasione. Grazie e buona serata.